Amiche ed amici di Liberi TV, questa sera a Tropea conosciamo Magdi, un artista che esegue caricature di ritratti in piazza e sul corso di Tropea. Sono Magdi, sono un artista di strada, vengo da Firenze, di origine sono egiziano e vengo qui a Tropea da quasi 40 anni. Sempre in Largo Migliarese, qui sulla Faccio, che è una bellissima cittadina. È un onore lavorare qui a Tropea in Calabria. Che tipo di tecnica utilizzi? Allora, io a Tropea faccio solo caricatura con carboncino, però sono professionista anche di incisioni, di acquarelli, di scultura. Però a Tropea preferisco divertirmi e fare divertire anche la gente in caricatura. E qui mi diverto e faccio divertire anche la gente che prende un bellissimo quadro artistico e un bel ricordo di Tropea. Cosa provano le persone, i bambini, a farsi ritrarre? Allora, quando i bimbi fanno la caricatura iniziano a ridere tanto e si divertono e poi provano ad imitare i disegni, e mi fanno vedere i loro disegni. E qualche volta facciamo qui un piccolo corso per bambini e per farle vedere come possono iniziare a disegnare in una maniera corretta. Come personalizzi i tuoi ritratti, i tuoi quadri? Allora, ogni personaggio ha della caratteristica del viso che io lo devo mettere in evidenza e provo di metterla in evidenza in una maniera comica, non molto aggressiva. Questo è molto importante nella caricatura, che il personaggio deve ridere e divertirsi su se stesso. Allora così può superare qualsiasi tipo di complessi che ha o lo può sentire. Perciò questa per me è la cosa essenziale: la somiglianza e la semplicità del disegno e il divertimento. E dopo la stagione estiva dove andrai? Allora, io dopo la stagione estiva a Tropea io chiudo il 9 settembre, la festa della Madonna, e dopo sono a Firenze, io faccio Firenze, Tropea e Londra. A Firenze faccio sia caricatura che incisione in acquarello, e lo stesso faccio anche a Londra, incisione in acquarello, che la scuola inglese è molto famosa per l'acquarello, perciò. E allora, una buona estate, e ci vediamo nei prossimi giorni, poi sul corso.